Nella nebbia della fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo, sotto le colorate insegne e l'inebriante profumo di popcorn, una forma unica di intrattenimento attirava folle come falene verso una fiamma. L'enigmatico mondo degli spettacoli di fenomeni, giganti, nani e stranezze umane come Joseph Merrick, comunemente noto come l'uomo elefante, si sono trovati esposti in tende da circo e musei da 10 centesimi in tutta America e Europa. Gestiti da figure come Phineas Taylor Barnum, il cui nome è diventato sinonimo di abilità di spettacolo e spettacolo, questi luoghi promettevano di mostrare il straordinario e incredibile. Ma vi siete mai fermati a considerare le tonalità più scure che colorano questo spettacolo apparentemente colorato? E com'era la vita per coloro che si trovavano sotto i riflettori, i loro corpi e le loro vite esposti come attrazioni mostruose? Mentre ci avventuriamo in questo affascinante, eppure spesso inquietante, regno, prestiamo attenzione alle parole di avvertimento di Victor Hugo. Il riso è il sole che scaccia l'inverno dal volto umano. Ci spinge a riflettere. Era il riso evocato dagli spettacoli di fenomeni un caldo sole o un gelido freddo per coloro che si sono trovati i suoi soggetti? Unitevi a noi mentre sezioniamo il fascino, le controversie e l'innegabile impatto degli spettacoli di fenomeni sulla nostra comprensione collettiva dell'umanità e dell'alterità. Benvenuti nel diario di Giulio Cesare. La tappezzeria delle stranezze. Come le corti e le campagne inglesi diedero origine al freak show. In un'epoca in cui le esecuzioni pubbliche erano considerate come gite di famiglia e la tortura degli orsi era considerata un grande intrattenimento, l'arrivo del freak show nel paesaggio inglese del XVI secolo sembrava il prossimo passo logico nella sete di una nazione per l'insolito. Immagina questo: stai passeggiando attraverso una vivace fiera elisabettiana nel 1489 e tra le burle del giullare e le melodie del menestrello incontri una tenda con un cartello che proclama «Meraviglie della natura, curiosità dell'opera divina». La tua curiosità accesa, decidi di entrare. Qui avresti visto collezioni di cose strane e bizzarre, da donne barbute a umane mostruosità, come venivano chiamate allora, e anche animali esotici, come scimmie vestite con piccoli abiti. Anche in questo periodo precoce, questi spettacoli erano tanto una questione di narrazione quanto di spettacolo. Gli showman, spesso oratori dotati, avrebbero creato storie elaborate per i loro artisti. Un nano potrebbe essere presentato come un nobile decaduto, maledetto dalla stregoneria. Una persona con deformità fisiche potrebbe essere descritta come un uomo selvaggio, catturato da terre selvagge. La pratica non era confinata ai campi feriali rurali. La corte della regina Elisabetta I ospitava artisti con tratti fisici unici. Prendi, ad esempio, la visita molto celebrata di una certa ragazza pelosa alla fine del XVI secolo, la cui rara condizione, l'ipertricosi, la lasciava coperta da capo a piedi di peli spessi. Divenne un soggetto di fascinazione tra l'élite, poiché la sua alterità era trasformata in una forma di esotismo. Non è una coincidenza che Richard Burbage, il famoso attore e associato di William Shakespeare, trovò la sua stessa fascinazione per le uniche condizioni umane spesso presentate in questi spettacoli. Si potrebbe argomentare che il Caliban della Tempesta del Bardo trasse ispirazione da tali esposizioni. Con il passare degli anni nel XVII secolo, il concetto trovò terreno fertile per crescere. Mentre la guerra civile inglese portò una certa sobrietà nella vita pubblica, il periodo della Restaurazione riportò l'appetito per l'estravagante. Samuel Pepys, il noto diarista, scrisse di aver visitato un freak show nel 1668, dove vide un nano che non era alto più di 18 pollici, eppure aveva 17 anni. La sua osservazione è una delle prime testimonianze di quanto questi spettacoli fossero diventati radicati nella cultura inglese nella seconda metà del XVII secolo. Eppure, il fenomeno non era senza critiche. Thomas Hobbes derise famosamente la fascinazione del pubblico per novità e mostruosità, mettendo in discussione la sete sociale per l'insolito più che per il razionale. Tuttavia, questo fu un periodo che apprezzò ugualmente gli scritti di René Descartes, le cui indagini filosofiche sulla natura dell'esistenza potrebbero essere viste come un contrappunto intellettuale all'esplorazione dei limiti dell'esperienza umana fatta dai freak show. Con l'alba dell'illuminismo, una nuova era di curiosità scientifica,
iniziò a eclissare l'aspetto oscuro del carnevale dei freak show. Studiosi e medici iniziarono a esaminare queste stranezze umane con interesse clinico, sperando di categorizzare e comprendere le anomalie della natura. Tuttavia, ciò non segnalò affatto la fine del freak show. Invece, si evolvette. Gli showmen iniziarono a incorporare spiegazioni pseudoscientifiche per aggiungere un velo di rispettabilità alle loro esposizioni, appellandosi sia al senso di meraviglia che all'intelletto del loro pubblico. Quindi, la prossima volta che ti trovi a Londra, magari visitando il British Museum, prenditi un momento per immaginare cosa C.E. sarebbe stato al suo posto circa 400 anni fa. Lì, in una tenda conficcata nel terreno fangoso, l'eredità del freak show avrebbe preso i suoi primi passi incerti negli annali della storia, dove avrebbe camminato, spesso in modo incerto, ma sempre sfacciatamente, per i secoli a venire. L'età d'oro del sideshow, svelare lo scintillio oscuro delle stranezze americane del XIX secolo. Mentre le prime luci dell'alba si rompevano sul confine americano, anche le tende da circo in tela svelavano le loro ali, e così faceva un aspetto peculiare e duraturo dell'intrattenimento americano, gli spettacoli di fenomeni. Il XIX secolo era una cornucopia di cambiamenti. La rivoluzione industriale meccanizzò il mondo, eppure, paradossalmente, l'appetito per la stranezza umana raggiunse un picco senza precedenti. Un crogiolo culturale e un paesaggio aperto sembravano offrire una tela altrettanto vasta per il bizzarro e lo straordinario per allungare le gambe. Era il 1842 e New York City divenne la casa del Museo Americano di Barnum, un'istituzione che era una parte di menagerie umane, una parte di zoo esotico e un'altra parte di teatro, insieme un caleidoscopio di curiosità. Ma l'elemento umano era l'incantesimo finale che Barnum lanciò sul pubblico. Uno degli atti più straordinari era Charles Sherwood Stratton, meglio conosciuto come Generale Tom Thumb. Questo dinamico minuto, alto solo 25 pollici, quando eseguì per la prima volta, era un prodigio di performance. Ballava, recitava e imitava perfino Napoleone. Non era solo la sua dimensione a catturare i cuori, era la sua personalità più grande della vita. E chi potrebbe dimenticare l'incontro del 1844 con la regina Vittoria? Thumb aveva tutti a corte incantati, riuscendo anche a strappare una risata alla solitamente composta regina. Il museo di Barnum era un bizzarro puzzle di narrazioni umane. C'era la donna barbuta, Annie Jones, che all'età tenera di 5 anni aveva una barba che avrebbe messo in imbarazzo la maggior parte degli uomini adulti. Accanto a lei c'era Isaac W. Sprague, lo scheletro vivente, che nonostante mangiasse voracemente non pesava mai più di 90 libbre. Non era semplicemente una mostra di eccentricità fisiche, era un teatro dell'umanità attentamente coreografato, condito con giusto abbastanza esotismo e intrigo per tenere il pubblico in clamore per di più. Ma Barnum non era affatto l'unico nel suo impegno a dare palcoscenico alle curiosità della vita. I musei da 10 centesimi che sorsero in quest'epoca erano attrazioni popolari, curate da impresari come Levi Lyman e colonnello William F. Cody, sì, lo stesso Buffalo Bill. Questi luoghi spesso presentavano persone come Jojo, il ragazzo dal viso di cane, nato Fedor Yevtichev, che soffriva di ipertricosi, dandogli un volto coperto di folti peli. L'esibizione di Jojo includeva una narrativa fantastica, dipingendolo come un selvaggio dalle terre selvagge della Russia. Storie come queste catturavano l'immaginazione di una popolazione affascinata sia dalle teorie dell'evoluzione di Darwin, sia dalle possibilità del selvaggio West. Poi c'erano Chang e Hank Bunker, i gemelli siamesi originali, congiunti al petto. Provenienti da Siam, ora Thailandia moderna, simboleggiavano la portata globale e l'attrazione esotica che gli atti di Barnum spesso incarnavano. Ma ecco il colpo di scena. Quando Barnum li presentò, i gemelli Bunker erano già celebrità, avendo fatto tournée per anni. Erano abili uomini d'affari a pieno titolo, che avevano negoziato contratti astuti e accumulato una discreta fortuna. Ospitandoli, Barnum aggiunse solo un altro strato di vernice a un atto già lucidato, ravvivando l'interesse del pubblico con il suo incomparabile talento per la narrazione. Si ritirarono dal mondo dello spettacolo, comprarono una piantagione in Carolina del Nord e crebbero famiglie. Tutto mentre erano congiunti.
Gli spettacoli di Barnum non erano semplici mostre, erano narrazioni. Ogni atto aveva una storia, spesso ricamata con l'unico talento di Barnum per il grandioso. I performer del sideshow, in qualche misura, erano celebrità del loro tempo. E mentre l'industria era piena di sfruttamento, era anche un regno dove alcuni performer trasformavano le loro differenze fisiche in indipendenza finanziaria. Citazioni come «Ogni folla ha un lato positivo», attribuite a Barnum, sottolineano il curioso intreccio di opportunità e sfruttamento dell'epoca. E così, in un secolo immerso nel progresso scientifico e nel quesito morale, lo spettacolo di fenomeni americano si affermò come testimonianza del complesso rapporto della società con la differenza. Mark Twain, il grande cronista dell'America del XIX secolo, osservava: «La verità è più strana della finzione». In quest'epoca sembrava che la vita cercasse di superare l'arte ad ogni turno, rendendo lo strano uno spettacolo quotidiano e facendo delle celebrità di coloro che la società avrebbe altrimenti shunned. Mentre le tende si chiudevano alle spalle, non si poteva fare a meno di chiedersi: era lo spettacolo uno specchio tenuto su per l'America, o era l'America che era lo spettacolo più grandioso di tutti? L'illusionista maggiore dell'umanità, l'alchimia dell'insolito e dell'ordinario di P.T. Barnum. Nel fervore dell'America del XIX secolo, un periodo in cui il paese stava ancora cucendo insieme la sua identità, emerse un uomo che sapeva come tessere l'oro dalle fila dell'insolito e del quotidiano, Phineas Taylor Barnum. Soprannominato lo Shakespeare della pubblicità, Barnum era un uomo di carisma imponente e le sue impronte indelebili sul fenomeno del freak show ridefinirono non solo l'intrattenimento, ma anche come l'America vedeva se stessa. Nello spirito stesso dell'aforisma di Barnum, l'arte più nobile è quella di rendere felici gli altri, lui consegnò, sebbene in modi che avrebbero scatenato dibattiti appassionati per i secoli a venire. Potresti chiedere: come fece Barnum a tirare le corde dell'attenzione pubblica così senza sforzo? Parte di ciò era il suo genio per quello che oggi chiameremmo relazioni pubbliche. Scrisse lettere anonime ai giornali, descrivendo le cosiddette esposizioni disgustose nel suo museo, sapendo benissimo che ciò avrebbe solo alimentato la curiosità delle persone e le avrebbe spinte in massa a comprare biglietti. Barnum non disdegnava neanche le bufale e la falsificazione. Ricordatela, Sirena delle Figi. Barnum presentò quello che era probabilmente un busto di scimmia cucito alla coda di un pesce, facendo il giro come una sirena catturata vicino alle isole Figi. Una favola fantastica? Assolutamente. Vera? Per niente. Ma come Barnum famosamente non disse mai, ma Gilli viene spesso attribuito, nasce un pollo ogni minuto. Nonostante la controversia che circonda lo sfruttamento e le considerazioni etiche dei suoi atti, l'influenza di Barnum fu trasformativa. Sfruttò i giornali, sfruttò il telegrafo e utilizzò manifesti e volantini per costruire l'attesa per i suoi spettacoli. Anche i suoi artisti godevano di una quota di fama e fortuna che era impensabile per le persone con anomalie fisiche solo pochi decenni prima. Così, mentre setacciamo attraverso gli strati del tempo e del sensazionalismo, guardando attraverso la lente che Barnum teneva sull'America, vediamo un riflesso brulicante di contraddizioni, molto simile all'uomo stesso. Un fornitore di sogni e inganni, Barnum incise un'eredità sulla psiche americana che trasformò l'altro in qualcosa di stranamente familiare, invitando la nazione a meravigliarsi, a interrogarsi e a sbirciare, sfumando per sempre i confini tra lo spettacolo e lo spettatore. Le sirene del sideshow, gli spiriti indomabili e le storie delle donne che hanno sfidato le norme. Immagina un mondo di palchi scintillanti e pubblico in silenzio, un mondo dove la diversità non è solo accettata ma celebrata. È qui, sotto le tende di tela degli spettacoli di fenomeni di un tempo, che un gruppo di donne straordinarie osava mostrare la loro individualità. In un'epoca in cui le donne erano spesso relegate in secondo piano, queste sirene del sideshow erano al centro della scena. Le loro vite diventavano materia di leggenda, mito e spesso profonde verità toccanti. Ritorniamo alla fine del 1800, un periodo in cui la barba era dominio esclusivo degli uomini. Beh, quasi. Entra in scena Annie Jones, conosciuta come la donna barbuta, una delle gemme illustri di P.T. Barnum. La nativa della Virginia fu scoperta da Barnum quando era solo una neonata
Il suo viso barbuto era il risultato dell'irsutismo, ma oltre alla barba c'era una donna di notevole attivismo. In seguito divenne un attivista per i diversamente abili, opponendosi al termine fenomeni. Poi c'era l'enigmatica Julia Pastrana, soprannominata la donna scimmia. Era nata in Messico e affetta da ipertricosi. Il suo viso e il corpo erano coperti di peli. Ma Julia era più del suo viso. Era una cantante e ballerina avvincente. Tragicamente la sua storia prese una piega più oscura. Fu spesso sfruttata, anche dopo la morte, il suo corpo imbalsamato esposto per anni. Contrapposta a Danny e Julia c'era Myrtle Corbin, conosciuta come la donna a quattro gambe, nata nel Tennessee con due pelvi separate e quattro gambe a causa di una condizione nota come dipigo. A differenza di Julia, Myrtle trovò un'atmosfera più di supporto lavorando per P.T. Barnum, dove la sua fisiologia unica era esposta con un tocco di sensazionalismo, ma radicata nella curiosità scientifica. E oh, l'affascinante storia di Josephine Clofullia, un'altra donna barbuta, che attraversò l'Atlantico dalla Svizzera per unirsi allo spettacolo di P.T. Barnum. La sua barba folta era così convincente che Barnum sfidò persino i detrattori a dimostrare che non era una donna, trasformando così lo scetticismo in un evento di per sé. Il caleidoscopio delle meraviglie del sideshow non sarebbe stato completo senza le sorelle Hilton, Violet e Daisy. Queste gemelle siamesi conquistarono il vaudeville. Le loro dita agili danzavano sui tasti del pianoforte e del sassofono, catturando persino l'attenzione di Hollywood nel film di Todd Browning del 1832, Freaks. In contrasto, Frances O'Connor, la Venus de Milo vivente, nata alla fine del XIX secolo senza braccia, incantava il pubblico non per quello che le mancava, ma per quello che poteva fare. Che si trattasse di cucire modelli intricati o dipingere acquerelli delicati, Frances faceva tutto con i piedi. Il suo spirito contagioso catturava i cuori. Non meno avvincente era Cuckoo, la ragazza uccello, nata Minnie Wolsey con la sindrome di Virchow-Sechel. La sua presenza eterea, accentuata dai costumi piumati, sarebbe stata poi immortalata nel film Freaks, un apice surreale nella sua vita unica. Poi venne la figlia di Grady Stiles, il capo della famiglia Aragosta. Nata con l'ectrodattilia come suo padre, anche lei si esibì. Le sue mani, simili a artigli, erano un simbolo non di disabilità, ma di un'eredità ereditata. In questa meravigliosa tappezzeria anche Betty Lou Williams trovò il suo posto. Nata in Georgia negli anni 30 con un gemello parassita, divenne una delle artiste di sideshow di maggior successo finanziario. I suoi guadagni mandarono i suoi fratelli al college. Infine, considera Mademoiselle Gabrielle, la mezza donna, nata senza una metà inferiore, eppure che si portava con una grazia ed eleganza tali da rubare la scena camminando, sì, camminando sulle sue mani. Ciascuna di queste donne abitava un mondo che era tanto un crogiolo di pregiudizi quanto un palcoscenico per l'accettazione. Le loro vite, ognuna un atto avvincente nel grande dramma della diversità umana, dipingevano un ritratto non solo di anomalie fisiche, ma di resilienza, sfida e l'eterno fascino dello strano e del bello. Maestri del meraviglioso, gli uomini che hanno trasformato lo stravagante in arte, entrate nel mondo affascinante e paradossale dove gli uomini diventano leggende nonostante le loro anormalità, ma grazie ad esse erano i maestri del meraviglioso, gli uomini che sfidavano i libri di medicina e i tabù sociali, ognuno a modo suo indelebile. Prendete ad esempio Grady Stiles Jr. o Lobster Boy, le cui dita erano fuse insieme come artigli a causa di una condizione chiamata ectrodattilia. Proveniente da Pittsburgh, Stiles divenne un protagonista, trasformando un'eredità familiare di disabilità in uno spettacolo circense. Ma la sua vita fu anche una storia più oscura, carica di violenza e tragedia, come l'intreccio contorto di un romanzo gotico del Sud. Attraverso il palcoscenico cammina Isaac Babu Sprague, lo scheletro vivente. Definiva il nutrimento del cibo. Il suo corpo rifiutava di guadagnare peso a causa di una condizione non diagnosticata. A metà del XVIII secolo, questo nativo del Massachusetts scelse di lavorare per niente meno che P.T. Barnum. Ecco una curiosità. Nonostante la sua struttura fragile, Sprague era noto per la sua forza nell'eseguire lavori che richiedevano sollevamenti. Ah, lo spettacolo diventa globale con l'apparizione di Lalu, nato in India con un gemello parassita sporgente dal suo petto. Questo individuo affascinante portò il suo atto oltreoceano.
unendosi alle fila del Ringling Brothers e del Barnum and Bailey Circus. Una sorta di ambasciatore culturale, Lalou usava la sua piattaforma per educare il pubblico occidentale sulla sua patria, vestendo spesso il suo gemello in abiti tradizionali indiani. Chi potrebbe dimenticare Joseph Merrick, immortalato per sempre come l'uomo elefante? Nato nel 1862 a Leicester, Inghilterra, la vita di Merrick fu un crudele mix di isolamento e spettacolo fino a quando trovò rifugio nel Whitechapel Hospital di Londra. Sebbene deformato da quella che ora si pensa fosse la sindrome di Proteo, possedeva un'intelligenza e una sensibilità che spingevano personaggi come il celebre chirurgo Frederick Treves a documentare la sua vita. Passiamo a Schlitzie, l'uomo bambino con microcefalia. Il suo piccolo cranio e le limitate capacità cognitive lo rendevano uno dei volti più memorabili nel film Freaks di Todd Browning. Si diceva che avesse un carattere delizioso che lo rendeva caro al pubblico e ai co-interpreti. E c'era Prince Randian, il torso vivente, nato nella Guyana britannica senza braccia o gambe. Si diceva che potesse arrotolare le sigarette con una abilità straordinaria, accendendole usando solo le labbra. La sua vita era una testimonianza dell'adattabilità umana, una sfida vivente alle definizioni ristrette della società di abilità. Spostate lo sguardo verso l'alto, molto in alto, verso Johan Peterson, il gigante islandese. Alto 7 piedi e 8 pollici, Peterson era una leggenda nordica. La sua struttura colossale girava per l'Europa e l'America, rendendolo una celebrità di proporzioni gigantesche. Non molto indietro in altezza c'era Alto Maini, che raggiungeva un incredibile 8 piedi e 4 pollici. Lui e sua moglie Ginny formavano la coppia pubblicizzata come la coppia sposata più strana del mondo, una unione armoniosa di opposti, lei senza gambe e lui un gigante. E poi c'era Frank Lentini con 3 gambe, un uomo che trasformò il suo arto extra in un pulpito di ispirazione. Immigrato italiano, Lentini portò il suo atto in giro per l'America, parlando alle folle non solo delle curiosità del suo fisico, ma delle infinite possibilità del potenziale umano. Non andatevene senza riconoscere Jack Earl, un altro gigante che raggiunse l'imponente altezza di 8 piedi e 6 pollici e mezzo. Il nativo del Texas divenne una star con i Ringling Bros e ottenne anche ruoli a Hollywood. Diceva sempre: «Essere alti è un vantaggio una volta superato lo shock». Infine, meravigliatevi di Felix Verle, l'uomo elastico, la cui pelle poteva essere stirata in lunghezze stupefacenti a causa della sindrome di Ehlers-Danlos. Era una tela umana di flessibilità, tirando e torcendo la sua pelle in modi inimmaginabili, mentre girava con i circhi in tutta l'America. Questi uomini, ognuno un cosmo di curiosità, erano molto più della somma delle loro caratteristiche fisiche. Erano intrattenitori, pensatori e soprattutto artisti, che trasformavano l'oro dalla paglia della differenza umana. Erano i veri maestri del meraviglioso, che riecheggiano lungo i corridoi del tempo, ricordandoci che a volte le storie più straordinarie sono scritte sul corpo. Le periferie del stardom, i teatri interni dei performer dello spettacolo dei fenomeni, nelle ombre dorate delle tende da carnevale e tra l'aroma di popcorn e zucchero filato, esisteva un mondo all'interno di un mondo, un dominio di coloro il cui corpo era il loro curriculum e le cui anime erano spesso un pensiero secondario. Eppure è essenziale soffermarsi e riflettere sulle esperienze di questi artisti unici che risiedevano alle periferie del stardom. Annie Jones, la famosa donna barbuta di Barnum, ha abbracciato la sua unica barba facciale come un percorso verso l'emancipazione. Nata in Virginia nel 1865, Jones fu portata via per unirsi al Museo Americano di Barnum a soli 9 mesi. Ha utilizzato la sua piattaforma per sfidare le visioni della società su genere e bellezza. L'ironia è ricca. Annie, a cui fu insegnato a maglia come una signora farebbe, abbatté gli stessi stereotipi che la sua performance apparentemente promuoveva. La sua barba non era solo pelo facciale, era un manifesto di autoespressione. Oltre l'Atlantico e attraverso le porte del tempo inciampiamo in Joseph Merrick, noto alla posterità come l'uomo elefante. Vivendo a Londra alla fine del XIX secolo, Merrick era l'epitome della dualità. Sfruttato da manager senza scrupoli, alla fine cercò rifugio nell'ospedale Whitechapel di Londra, sotto la cura di Sir Frederick Treves. Ecco una curiosità.
A Merrick piaceva costruire modelli intricati di edifici con le sue mani deformate, come se stesse creando un mondo in cui potesse adattarsi perfettamente. I diari di Treves indicano che Merrick non si considerava mai sfruttato dall'ospedale, vedendolo come un santuario dove poteva sfuggire agli sguardi spietati delle strade. Myrtle Corbin, la donna a quattro gambe, presenta un'altra storia avvincente. Nata in Tennessee nel 1868, aveva una condizione nota come di pigo, che risultava in due pelvi separate e quattro gambe. Inizialmente reclutata da Barnum, in seguito si unì allo spettacolo Dreamland di Coney Island. Corbin si sposò e ebbe figli, parlando apertamente della sua vita intima per sfidare le preconcezioni della società sul suo corpo. Vedeva il suo tempo sul palco come una piattaforma per sostenere coloro con le differenze, per mostrare che le banalità della vita potessero essere altrettanto straordinarie quando navigate attraverso una fisionomia non convenzionale. Schlitzie, che apparve nel film Freaks di Todd Browning del 1832, aveva un legame piuttosto particolare con il regista. Browning, avendo trascorso molto tempo nei circhi, offrì a Schlitzie una parvenza di amore e inclusione familiare. Schlitzie stesso poteva a malapena articolare le sue esperienze a causa della disabilità intellettuale, ma si diceva che GLA piacesse l'applauso e l'interazione con il pubblico, vedendo ogni performance come un momento condiviso di interazione umana, trascendendo i limiti del discorso e della cognizione. E negli echi della fama troviamo Grady Stiles, il ragazzo aragosta. Nato in una famiglia di diverse generazioni con ectrodattilia, Stiles vedeva la sua deformità come un'eredità piuttosto che una limitazione. Era un rito di passaggio nella sua famiglia unirsi al circuito dello spettacolo di fenomeni. Nonostante le sue tendenze violente, il suo ruolo come performer non veniva visto come sfruttativo nella sua narrativa, ma come una conferma dell'identità familiare. Una nota straordinaria da considerare è il linguaggio che usavano. Questi performer si riferivano a se stessi come fenomeni, adottando un termine inteso per degradarli e invece indossandolo come un distintivo di rarità e meraviglia. Come disse una volta Frances O'Connor, la Venus de Milo vivente senza braccia, «Sono diversa, ma ho fatto della mia differenza la mia forza». Sotto il tendone della morale, lo spettacolo etico dietro le quinte. Immagina un tempo prima del bagliore degli smartphone e del ronzio degli schermi digitali, quando le stranezze e le curiosità trovavano il loro palcoscenico sotto la tela di grandi tendoni ornati. Il freak show, come era popolarmente noto, camminava sul filo del rasoio tra spettacolo e scandalo. Eppure, rimane una delle forme di intrattenimento moralmente più contestate, e questa corda tesa etica è sempre stata percorsa a piedi nudi, lasciando segni difficili da cancellare. Nel cuore degli Stati Uniti del XIX secolo, P.T. Barnum stava costruendo il suo impero di meraviglie. Sapeva come trasformare i pregiudizi sociali in biglietti venduti. Diede al pubblico Chang ed Eng Bunker, i gemelli siamesi connessi al petto, invitando il pubblico a speculare sulla loro vita quotidiana, le loro intimità e persino la loro moralità. Ma al di là della superficie, ecco due uomini che avevano trovato un modo per vivere una vita condivisa, possedendo terre e sposando sorelle. Navigarono la loro dualità in una società che non poteva concepire la loro unità. Barnum, tuttavia, era inconfutabilmente commerciale. Il pubblico sembra disposto a essere divertito anche mentre è consapevole di essere ingannato, affermò una volta, ignorando la questione se l'intrattenimento potesse scusare lo sfruttamento. Le questioni etiche volteggiavano attorno a questi spettacoli come mosche sul miele. Fu Charles Dickens a scrivere del suo incontro del 1842 con il generale Tom Thumb, una meraviglia alta 25 pollici gestita da Barnum. È il nano più piccolo che abbia mai visto e molto vivace. Se sia giusto portarlo via da casa è un'altra questione. Dickens ci porta al nocciolo del dilemma. La disponibilità del performer, o addirittura l'entusiasmo, a partecipare annulla le preoccupazioni etiche. In questa arena entrò Henry Trengrous, uno scrittore e critico sociale britannico che nel 1885 condannò pubblicamente i freak show come sfruttatori e umilianti, sostenendo che appagavano le curiosità più morbose. Eppure, anche mentre queste preoccupazioni venivano sollevate, performer come Annie Jones si espressero contro tali giudizi.
rifiutò l'etichetta di sfruttamento, ritenendo la sua presenza sul palco una forma di advocacy. «Non sono la vostra donna barbuta, sono Annie Jones», dichiarò, respingendo l'inclinazione della società a ridurla a una mera stranezza. È altrettanto allettante ricordare che alcuni performer riuscirono a trasformare le loro condizioni uniche in fortuna personale. Betty Lou Williams, nata con un gemello parassita, usò i suoi guadagni per mandare i fratelli al college. Le acque etiche si fanno ancora più torbide quando si considera l'emancipazione economica. Dopotutto, per molti, era un raro sentiero verso l'indipendenza finanziaria in un mondo altrimenti ostile alla loro stessa esistenza. I freak show catturavano anche l'attenzione di accademici e medici. Il dottor James Morris, un medico del XX secolo, descrisse la sua lotta etica durante la visita a un freak show del 1952, riflettendo: «Mi ha fatto riflettere sulla natura dell'umanità. Siamo diversi, radunandoci in camici bianchi per studiare deformità in stanze sterili?» Le pareti delle istituzioni mediche, sembrava, erano solo un'altra forma di tela da tenda. Mentre gli attivisti del XX secolo, come l'avvocata per i diritti delle persone disabili Judy Chamberlain, spingevano per la chiusura di questi spettacoli, definendoli disumani e degradanti, non è chiaro che i performer sarebbero stati unanimemente d'accordo. Schlitzy, ad esempio, viveva in una casa di cura dopo il declino dell'era dei freak show, ma si diceva che Gillay mancasse terribilmente il palcoscenico. Dalle tende di tela ai schermi d'argento, l'afterlife dello spettacolo nella cultura popolare. Immaginalo, un cinema semi-illuminato nel 1832, il suo pubblico nascosto in sedili di velluto, mentre attende con ansia la scena di apertura dell'Odissea cinematografica di Todd Browning, Freaks. Sullo schermo si sviluppa un carnevale di veri artisti di spettacolo, infrangendo i costumi dell'epoca e provocando un collettivo sospiro che risuona attraverso i decenni. L'audace esperimento di Browning era solo la punta dell'iceberg, poiché il fascino e il disagio dello spettacolo, dei fenomeni, hanno trovato rifugio nelle arti, imprimendosi indelebilmente nella cultura popolare. Perché Freaks ha colpito così tanto? Browning, che iniziò la sua carriera come artista di carnevale, osò umanizzare i fenomeni e disumanizzare i cosiddetti normali. Il film fu accolto con iniziale ribrezzo, bandito nel Regno Unito, e rimontato per il pubblico americano sensibile. Eppure nel tempo ha guadagnato uno status di culto, influenzando una miriade di artisti da David Lynch ad Angela Carter, che nel suo romanzo Nights at the Circus, 1884, ha esplorato l'intricato mondo di una trapezista alata di nome Fevers. Nel 1959, Ray Bradbury intraprese un viaggio letterario nell'universo curioso degli spettacoli in Something Wicked This Way Comes. Il suo carnevale inquietante era un palcoscenico metaforico, dove le virtù e i vizi dell'umanità venivano esposti sotto un riflettore gotico. I personaggi dello spettacolo, in particolare Mr. Dark, l'uomo illustrato, cristallizzarono il dilemma umano del desiderio e della conseguenza, un tema intessuto nel tessuto di molte opere che seguirono. Ma andiamo avanti fino al XXI secolo, dove la tradizione dello spettacolo, dei fenomeni, riceve un restyling nella serie TV ampiamente vista. American Horror Story, Freak Show, 2014-2015. Il creatore Ryan Murphy trasportò gli spettatori a Jupiter, Florida, degli anni 50, ravvivando la fiamma del carnevale, ma invertendo la narrazione. Qui i fenomeni erano gli eroi, i protettori del proprio enclave, una dichiarazione che faceva eco a Browning, ma con una carica più esplicita di attivismo. Artisti come la donna barbuta, interpretata da Kathy Bates, e le gemelle siamesi Bette e Dot Tutler, interpretate da Sarah Paulson, hanno dato nuova vita a un genere antico. Erano discendenti, seppur romanzati, delle Annie Jones e Chang e Hank Bunker di un tempo, incarnando una posizione di sfida contro le tendenze voyeuristiche della società. Anche la musica ha sentito l'eco del rullo dello spettacolo dei fenomeni. Prendi la voce fumosa di Tom Waits, che nel suo album del 2002 Alice C ha dato canzoni che giocavano nel teatro dell'assurdo. Tracce come Tabletop Joe, su un uomo nato senza corpo, invitavano gli ascoltatori in uno spettacolo lirico, ricordandoci che il fascino dello strano e meraviglioso sfida una semplice categorizzazione. Un'epoca può finire,
ma i suoi reperti hanno un modo di riemergere in angoli inaspettati. Le pagine dei fumetti come Batwoman presentano personaggi come The Knife, ispirati a figure storiche come Schlitzie the Pinhead. Nel frattempo, videogiochi come BioShock Infinite trasportano i giocatori in città fluttuanti dove poster di propaganda riflettono annunci dello spettacolo dei fenomeni del XIX secolo, invitando il pubblico a testimoniare l'incredibile handyman. Quindi dobbiamo chiedere, cosa mantiene questa fascinazione culturale? Sembra che lo spettacolo dei fenomeni, anche nella sua afterlife, giochi su un istinto doppio, il desiderio di intravedere ciò che temiamo e l'anelito a capire ciò che non sappiamo. Il riflettore che sfuma. Quando il sipario si abbassò sul grande tendone delle stranezze, immagina un carnevale brulicante di risate e fluvi di popcorn e gruppi di persone che sussurrano in febbrile eccitazione. Qui, sotto i baldacchini laceri, tra i ringmaster che abbaiavano e la luce delle lanterne, giace la tenda delle meraviglie, il freak show. Per decenni, dall'epoca d'oro delle humbug affascinanti di P.T. Barnum nel 1800 ai tendoni più piccoli e squallidi del primo XX secolo, queste esposizioni attiravano folle di curiosi e increduli. Eppure, l'inchiostro sui banner iniziò a sbiadire e uno ad uno i tendoni si piegarono, inghiottiti dalle sabbie della mutevole moralità e percezione pubblica. Entro la metà del XX secolo, il brillante richiamo del freak show si era offuscato, macchiato da una nuova consapevolezza sociale che metteva in discussione l'etica dello spettacolo. Il sociologo Robert Bogdan, che si addentrò profondamente nella storia e nella critica di questi spettacoli, sostenne che l'impresa era un modo di rispondere alla variazione umana inquadrato come intrattenimento. E così, quando psichiatri e attivisti iniziarono a definirlo come sfruttamento, i chiodi stavano già venendo infilati nella bara. Personaggi di alto profilo come Harry Houdini iniziarono a prendere una posizione etica contro i freak show. Houdini, nonostante l'amicizia con atti come Oofty Goofty, un atto umano da cuscino di spilli, si trovò sempre più a disagio con l'ambito del lato oscuro dello spettacolo. L'ascesa del movimento per i diritti civili, insieme al Civil Rights Act del 1964, iniziò a sfidare le pratiche discriminatorie, estendendo sottilmente il suo braccio nell'arena dei freak show. Il cambiamento si propagò anche attraverso le acque internazionali. Nel 1951 il Regno Unito approvò l'Indecent Displays Act, una legislazione oscura con un impatto drammatico su ciò che poteva essere esibito pubblicamente. Anche se non era destinato a colpire i freak show, certamente divenne l'incudine su cui vennero inferti gli ultimi colpi. Con barriere legali e disprezzo sociale, il riflettore si restringeva, gettando i suoi ultimi raggi stanchi su uomini tatuati e donne barbute. Anche i media giocarono il loro ruolo in questo spostamento tettonico. Mentre film come Freaks di Todd Browning avevano paradossalmente umanizzato e vilipeso i suoi personaggi, il medium televisivo divenne un focolare attorno al quale la società scaldava le mani, incontrando curiosità mediche in un contesto di esame scientifico piuttosto che di brivido voyeuristico. Programmi come Replays Believe It or Not e Medical Mysteries offrivano narrazioni cliniche che quasi medicalizzavano le stranezze umane, distanziandole dal carnevalesco al clinico. Tuttavia, ciò che non dovrebbe passare inosservato è l'ironia di tutto ciò. Durante i giorni di gloria del freak show, chirurghi come il dottor James Marion Sims, il cosiddetto padre della ginecologia moderna, conducevano esperimenti orribili sugli schiavi, infliggendo sofferenze indicibili in nome della scienza. Eppure fu la scienza e la moralità a spegnere eventualmente le luci dello spettacolo laterale. La statua del dottor Sims a New York non fu rimossa fino al 1918, una stupefacente lacuna nella memoria sociale e nella coerenza etica. Il bisturi del chirurgo e la fine dello spettacolo dei fenomeni, un affare a doppio taglio. Nel grande teatro delle curiosità umane, la scienza medica ha giocato un ruolo sconcertante, parte salvatrice, parte carnefice. Mentre il XX secolo sorgeva, la medicina stessa era in un periodo di straordinaria metamorfosi. Le chirurgie stavano diventando interventi meno fatali, grazie in parte alla rivoluzione dell'anestesia, utilizzata per la prima volta negli anni 1840,
ma raggiungendo iterazioni più sofisticate negli anni 1500. Allo stesso modo, il regno della farmaceutica offriva nuove speranze di trattamento, con pietre miliari come la scoperta dell'insulina nel 1521 per il diabete. Ma cosa significava ciò per Jill e gli abitanti delle tende, dello spettacolo, dei fenomeni? Gli uomini e le donne, le cui anomalie anatomiche erano state elevate a intrattenimento. Forse uno degli esempi più viscerali risiede nella storia di Joseph Merrick, noto come l'uomo elefante. Scoperto dal chirurgo Frederick Treves nella Londra della fine del XIX secolo, Merrick aveva gravi deformità ritenute causate dalla sindrome di Proteo. Fu Treves, avvolto nello zeitgeist medico, a prendere Merrick sotto la sua ala e offrirgli un rifugio al London Hospital. Si sviluppò una dinamica curiosa. La vita di Merrick, immersa nell'oggettivazione, fu drasticamente cambiata dall'intervento di un'istituzione medica. Il tono etico di questa narrazione era un presagio delle cose a venire. Contemporaneamente, con il miglioramento delle tecniche per trattare condizioni come palatoschisi e anomalie degli arti, il pubblico iniziò a porsi una domanda inquietante. Le meraviglie che stavano pagando per vedere erano in grado di essere curate? E se sì, era etico tenerle in mostra? I gemelli siamesi, Chang e Deng Bunker, che vissero nel XIX secolo, avrebbero potuto essere separati chirurgicamente nel XX secolo. Il loro fegato era fuso, sì, ma avevano sistemi circolatori separati, un fattore critico per una separazione chirurgica di successo. Avrebbero dovuto essere presentati come meraviglie, quando le meraviglie potevano essere annullate medicalmente. Contrapporre questo rumore etico alla popolarizzazione della psicologia. Le teorie dell'inconscio di Sigmund Freud erano esplose nella sfera pubblica, inquadrando condizioni precedentemente considerate semplici stranezze come soggetti per l'esplorazione medica. I dialoghi stavano cambiando. Parole come neurosi e complessi si infiltravano nel lessico quotidiano, ridefinendo come la società vedeva individui con condizioni sia fisiche che psicologiche. Questo cambiamento graduale iniziò a ribaltare le sorti dell'età d'oro degli spettacoli dei fenomeni. Negli anni 30, quando gel antibiotici come il Prontosil fecero il loro debutto, il rintocco della morte risuonava debolmente sullo sfondo, appena udibile sopra la musica jazz dell'epoca, ma risonante comunque. Il dottor Harry J. Heiselden, un medico di Chicago, scatenò una tempesta all'inizio del XX secolo, quando fece l'apologia dell'eutanasia per neonati disabili. Una visione orribilmente pervertita nel programma Action 4 della Germania nazista. Negli Stati Uniti, le opinioni di Heiselden furono ampiamente condannate, eppure segnarono un momento in cui l'etica medica e i valori della società si scontrarono. Uno scontro che alla fine contribuì allo smantellamento dello spettacolo dei fenomeni come punto fermo culturale. Forse l'avvento della chirurgia plastica epitomizzò questa evoluzione in modo più marcato. Le tecniche affinate durante la Prima Guerra Mondiale per trattare i soldati sfigurati avevano applicazioni civili negli anni 50. Se Grady Stiles Jr., noto come ragazzo aragosta, fosse vissuto in un'epoca in cui gli interventi chirurgici avrebbero potuto affrontare le sue dita fuse, sarebbe ancora stato un atto dello spettacolo dei fenomeni. E così, mentre la scienza avanzava, mentre l'etere lasciava il posto ad anestetici più avanzati, mentre le teorie psichiatriche trovavano forma nei trattamenti effettivi, la tenda dello spettacolo sembrava sempre più anacronistica, una capsula del tempo di un'epoca meno illuminata. Il bisturi e il microscopio, quei due iconici simboli del progresso medico, gettarono una nuova luce sulle pareti di tela di uno spettacolo in declino, e in quella luce ballavano domande. Domande che tiravano la coscienza di una società sull'orlo di una nuova comprensione del miracoloso e dello sfruttamento. Meraviglie senza confini. L'odissea globale delle meraviglie umane. Mentre le luci tinte di crepuscolo delle tende del circo di P.T. Barnum si affievolivano in America, il luccichio delle lampade ad olio proiettava ombre inquietanti contro tele logore in terre lontane. Vedi, lo spettacolo delle curiosità umane, i cosiddetti freak show, non era confinato dai confini del nuovo mondo. Ogni angolo del globo aveva la sua versione del lato oscuro, tessendo un curioso arazzo di meraviglie umane, ognuna unica per la cultura e l'epoca in cui viveva.
viaggia verso est fino ai Musei Dime del Giappone all'inizio del XX secolo, dove un uomo di nome Kokichi Mikimoto attirava folle di spettatori, non per anomalie corporee, ma per la meraviglia delle perle coltivate. Si potrebbe pensare che Mikimoto sarebbe stato sulle rive ad allevare ostriche, ma il suo spettacolo catturava l'immaginazione giapponese. Questi musei dime, o misemono, presentavano di tutto, dalle meraviglie tecnologiche alle stranezze umane, bilanciando delicatamente la tradizione e lo spettacolo in un paese in bilico verso la modernizzazione. Poi mettiti in viaggio verso l'India, la terra enigmatica da cui proveniva Lalu, l'uomo con un gemello parassita sporgente dal petto. Lalu non era un caso unico nel contesto indiano. L'India aveva una lunga tradizione di artisti di strada, Baurupis, che si travestivano da dei, animali o stranezze. Le loro performance erano più che semplice intrattenimento, erano considerate una forma di commento sociale che attingeva dalle antiche epopee e dal folklore. Il rapporto dell'India con la normale era complesso, una miscela di superstizione, credenze religiose e crescente curiosità scientifica. Ora, immagina di attraversare il Mediterraneo e atterrare sulle strade acciottolate di Parigi. È la Belle Époque, il periodo tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, e l'Europa è ossessionata dall'orientalismo. L'Exposition Universelle, tenutasi nel 1899, presentava il Jardin d'Agronomie Tropicale, uno zoo umano, una faccia ancora più inquietante dello spettacolo del lato oscuro, dove venivano esposti individui provenienti da regioni colonizzate. Questa variante europea del freak show aveva una patina di indagine scientifica, ma era macchiata da imperialismo e pregiudizio razziale. E non dimentichiamo il fenomeno del théâtre anatomique nell'Europa della prima età moderna. Si trattava di dissezioni eseguite per un pubblico pagante, di solito con i cadaveri di criminali giustiziati o in rare occasioni anomalie mediche. Il famoso dipinto di Rembrandt, La lezione di anatomia del dottor Nicolaes Tulp, cattura un tale momento, curiosità, educazione e spettacolo in un'unica cornice. Vaghiamo attraverso questi paesaggi disparati, ognuno con il suo unico lessico di meraviglie e orrori, eppure l'essenza rimane sorprendentemente universale. È come se la curiosità umana fosse una costante, una stella polare che ci guida attraverso culture e tempi divergenti. Forse Goethe lo esprimeva al meglio quando osservava: le persone sono così inclini a mettersi in contrasto con la normale. La definizione di anormalità può variare da una latitudine all'altra, dal periodo Edo in Giappone alle strade di Kolkata, dai saloni di Parigi alle tende improvvisate dell'estravaganza americana di Barnum. Ma l'impulso a fissare, a meravigliarsi, a ritrarsi e a volte a capire è tanto umano quanto le curiosità che mettiamo dietro il vetro o sotto i riflettori su un palco. Da tendoni a schermi, lo spettacolo in evoluzione delle meraviglie moderne. Il sipario non si è mai veramente chiuso sul freak show. Si è semplicemente trasformato, scivolando in nuove vesti, riversando i suoi colori su tele più contemporanee. Mentre le tende logore di un tempo regredirono nelle pagine dei libri di storia, le meraviglie e le curiosità trovarono nuovi palcoscenici, dai lungomari illuminati al neon a ghigli schermi pixelati. L'aria brilla ancora della carica elettrica della curiosità umana, ma porta un odore diverso, un mix di nostalgia e immediatezza digitale. Viaggiamo indietro nel tempo fino agli anni 70, a Coney Island, New York, dove un uomo di nome Dick Zigun ha dato vita alla rinascita moderna del sideshow. Zigun, laureato in drama a Yale, trovò la sua vocazione tra mangiatori di spade e mangiatori di fuoco. A Coney Island, USA, fondato nel 1980, il credo era mostri, meraviglie e curiosità umane, ma era una celebrazione piuttosto che uno sfruttamento. «Non siamo un freak show, siamo per l'autorealizzazione», proclamava Zigun. Ebbe contatti con leggende come Melvin Burkhart, noto come l'uomo blocco, passando segreti come testi sacri. Ora avanziamo rapidamente verso l'alba della TV reality alla fine degli anni 90 e all'inizio del 2000. Lo spettacolo si trasformò in programmi come Ripley's Believe It or Not, presentato da Dean Cain, e il fenomeno della cultura pop, Guinness World Records Primetime. Questi show non presentavano solo individui con talenti peculiari o attributi fisici, li trasformavano in celebrità da un giorno all'altro.
Chris Walton, nota per avere le unghie più lunghe del mondo, si ritrovò non in un freak show, ma sulle pagine lucide del Guinness dei primati e sul The Oprah Winfrey Show. Parlando di Oprah, non dobbiamo trascurare il circuito dei talk show, dove le storie di interesse umano spesso servono allo stesso scopo degli antichi freak show: invitare a guardare l'insolito e lo straordinario. Phineas Gage, l'operaio ferroviario del XIX secolo che sopravvisse a una barra di metallo che Gili attraversava il cranio, sarebbe probabilmente stato una sensazione da talk show se fosse nato un secolo dopo. Al posto di un banditore che urlava «Avvicinatevi!», sentireste le dolci tonalità di un presentatore che dice «Il prossimo, un uomo che ha sfidato tutte le probabilità». E oh, lo spettacolo non è limitato alla televisione. Ecco l'ingresso di YouTube, dove canali come Special Books by Special Kids offrono una piattaforma a individui con condizioni uniche per raccontare le loro storie. Non più narrate da un presentatore, prendono il controllo della loro narrativa. Il concetto di agenzia è cambiato drasticamente. Sono finiti i giorni in cui Joseph Merrick, l'uomo elefante, aveva poche scelte se non lasciare che gli altri definissero la sua storia. Oggi avrebbe vloggato la sua vita, con le sue parole, per un pubblico di milioni. Mescoliamo tutto ciò insieme e versiamolo nel calice della modernità. Ecco un composto che è in parti uguali inquietante ed edificante. È sfruttamento o esposizione? È ancora un freak show se il mostro è anche il presentatore? George Bernard Shaw una volta rifletté: «La vita non smette di essere divertente quando la gente muore, più di quanto non smetta di essere seria quando la gente ride». Allo stesso modo, il freak show non smette di provocare e confondere solo perché il suo palcoscenico è cambiato. Mentre il sipario virtuale si chiude sulla nostra esplorazione attraverso il mondo labirintico dei freak show, dai pavimenti di segatura delle grandi mostre di P.T. Barnum ai palcoscenici pixelati di YouTube, ci troviamo immersi nel bagliore avvolgente di uno spettacolo che non finisce mai veramente. Si trasforma, si reinventa e riemerge, spesso nei luoghi in cui meno ci lo aspettiamo. Ricordate, è stato lo stesso P.T. Barnum a coniare le parole immortali: «L'arte più nobile è quella di rendere felici gli altri». Mentre attenuiamo le luci su questo teatro inquietante, riflettiamo: non è forse la vita stessa il più grande freak show di tutti? Una cavalcata senza fine, dove tutti noi, consapevolmente o inconsapevolmente, recitiamo sia come spettatori che come spettacolo, cercando di capire cosa significa essere bellamente, tragicamente, indimenticabilmente umani. E quindi, ecco un brindisi alle meraviglie, ai disadattati e ai fraintesi. Che le loro storie continuino ad affascinare e confondere, sconvolgendo i confini tra il normale e lo straordinario, mentre danziamo collettivamente nell'eterno cerchio del circo della vita.